laudato sì, o mio Signore, 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 per sorella madre terra, ci alimenta e ci sostiene, per i frutti, fiori e l'erba, per i monti e per il mare, laudato sì, o mio Signore, laudato sì, o mio Signore, laudato sì, o mio Signore. Oggi è la festa di Vijayadashami. Tutte le persone celebrano questa festa con grande gioia ed entusiasmo. Tuttavia, per alcuni questo giorno ha portato dolore, perché è stato in questo giorno che Sai si è liberato dal suo vecchio corpo. I corpi umani sono ovviamente solo materiali. Una volta, una devota di lunga data, Lakshmi Bai, si avvicinò a Baba. Baba le diede due monete d'oro e le disse: «Lakshmi, tieni queste due monete con te, conservale con cura». Sulle due monete fu impressa la data della partenza di Baba da questo mondo mortale. Baba, a quel punto, creò due monete d'oro con le sue mani divine, mostrandole ai devoti seduti nel Sai Kulvantol di Prashanti Nilayam. Swami disse: «Guardate, ecco queste due monete, le due monete d'oro donate da Shirdi Baba a Lakshmi Bai rappresentano Satya, verità, e Dharma, rettitudine, che aiutano il progresso spirituale dell'uomo». Swami esorta spesso i devoti: «Conducete il viaggio della vostra vita con l'aiuto dei valori umani. Lasciate che la vostra vita quotidiana sia soffusa di satya, verità, dharma, rettitudine, shanti, pace e prema, amore. La verità è l'atma, il dharma è il dovere che dobbiamo compiere. Quindi, adempiere al proprio dharma con verità è necessario.
queste due cose sono in realtà le sadhane che dovete intraprendere. Queste due sole cose vi proteggeranno in ogni modo, alleviano tutti i dolori e le difficoltà. Nessun essere umano, nel corso della sua permanenza in questo mondo fisico, dovrebbe mai rinunciare a verità e rettitudine, satya e dharma. La verità deve essere sperimentata nel proprio cuore, mentre la rettitudine deve riflettersi nelle proprie azioni. Queste due cose sono sufficienti, non sono necessarie altre sadhane. I nomi Rama, Krishna, Govinda o Narayana sono solo nomi attribuiti a Dio, ma la divinità non ha un nome o una forma particolare. La verità viene prima e la rettitudine dopo. Se la rettitudine segue la verità, tutti i dolori e le difficoltà saranno eliminate. Ci sono milioni di persone che vivono in questo mondo, ma la divinità presente in tutti è una sola. Questo è stato descritto nella Gita come l'Atma eterno in tutti gli esseri è una parte del mio essere. Ci può essere un numero qualsiasi di persone, ma rappresentano solo un numero. Una sola divinità è presente in tutti loro, e quella divinità è l'unica verità. Potete chiamare la divinità con qualsiasi nome, Rama, Krishna, Govinda, Allah o Gesù, ma Dio è uno solo. È uno solo. Realizzate quindi l'unicità della divinità, contemplate questa verità, consideratela come Dio e diffondetela a tutti. Ciò che ci si aspetta da noi non è l'elemosina o la carità. Qualunque attività si intraprenda deve essere soffusa di verità. Quando le persone seguono questo percorso, tutti saranno felici. L'intero universo rappresenta una sola verità, ma le persone la esprimono in modi diversi. La verità è una sola, ma i saggi la chiamano con diversi nomi. Solo la verità è permanente in questo mondo. Tutte le altre cose sono effimere come le nuvole che passano. I nomi e le forme non sono permanenti. Solo la verità è permanente. È il principio immutabile. Tenendo questa verità eterna nel cuore, qualsiasi cosa si faccia diventa dharma. In questo contesto devo dirvi una cosa. Ci sono molti giovani in questa assemblea, non dovrebbero prenderla male. In nome della modernità, molti giovani stanno adottando modi di vita perversi al giorno d'oggi. Questo permissivismo non è limitato a un particolare paese o società. È diventato un fenomeno globale, a prescindere da casta, comunità, religione o paese. Dai bambini delle scuole elementari ai ragazzi che studiano ai corsi di laurea e post-laurea, sono afflitti da questa aberrazione mentale. L'amore è Dio. Qualsiasi attività si intraprenda con amore diventa un successo. Purtroppo oggi il termine amore è molto abusato e fuori luogo e spesso viene frainteso come se si riferisse al corpo. No, questo non è vero amore, è fugace e cessa con il corpo. Il vero amore è da cuore a cuore, è immutabile. Il corpo è composto da 5 elementi ed è destinato a perire prima o poi, ma l'abitante non ha né nascita né morte. L'essenza non ha alcun tipo di attaccamento ed è il testimone eterno. Il corpo non è permanente, non date quindi importanza al deha, corpo fisico. È importante il dehi, l'abitante interiore. Solo lui è l'incarnazione della verità. È un grave errore ignorare questo abitante interiore. Quando si ripone fiducia nell'abitante interiore e ci si affida a lui, egli si prenderà cura di tutto. Non dovremmo mai dimenticare l'abitante interiore, Dehi, che è Niramaya, libero da ogni malattia. Quando Shirdi Baba lasciò il suo corpo fisico, era il giorno di Vijayadasami. Durante i suoi ultimi momenti, Baba disse alle persone che lo circondavano: «Non fate affidamento su questo corpo fisico, esso svanirà e si esaurirà in pochi minuti».
Perché trattate un corpo così effimero come verità? Nessuno deve versare lacrime in questa occasione. Questo è naturale nel caso del corpo fisico. Godetevi questo corpo fisico finché è vivo, in seguito considerate la scomparsa di questo corpo come un sogno. Il corpo fisico conserva la sua forma per un breve periodo dopo la morte. Per questo motivo le persone che ci circondano, che circondano il corpo di Baba, lo mantengono così com'è per qualche tempo, con la speranza che Baba possa tornare in vita, come è successo in un'altra occasione. Nel frattempo, uno dei devoti, Abdullah, arrivò e ricordò loro: «Stiamo dimenticando tutto ciò che Baba ci ha detto. La parola di Baba è la verità, dobbiamo seguirla, di conseguenza dobbiamo compiere le sue esequie, che sono il nostro dovere». Così tutti i devoti discussero tra loro su ciò che era necessario fare e giunsero a una conclusione. Trasferirono il corpo in una struttura in pietra costruita da un devoto chiamato Bhuti e lo seppellirono lì, nel Samadhi. Quindi i corpi sono impermanenti per quanto una persona possa vivere a lungo. Il corpo fisico è soggetto a certi limiti. Questo corpo, così come tutti gli altri, è soggetto a determinati limiti. Ogni corpo ha il suo limite. Nessuno può superare tale limite. Man mano che i giorni avanzano, il limite si avvicina rapidamente. Incarnazioni dell'amore. Vi prego quindi di considerare l'amore come la vostra prima preoccupazione. Stabilite saldamente la verità nel vostro cuore. Qualsiasi attività intraprendiate, fatela con Dharma, rettitudine. È la verità che sostiene il Dharma e il Dharma a sua volta proteggerà la verità. È per questo motivo che Lakshmi Bai tenne con sé le due monete d'oro datele da Baba di Shirdi. Ella pensava: queste monete mi sono state date da Baba, sono monete d'oro, sono molto preziose, più preziose dei diamanti, non ci può essere nulla di più grande di queste monete, non ho bisogno di nient'altro. Queste due monete rappresentano Satya, verità, e Dharma, rettitudine. Solo la verità e la rettitudine proteggono il mondo. Stiamo intraprendendo diversi tipi di pratica spirituale, sadhana, per proteggere il mondo. Ma sono tutte sadhane pompose. Dovete imprimere questi due valori nel cuore e seguirli in ogni momento, giorno dopo giorno. Attualmente vi limitate a cantare queste parole con la bocca, ma non è sufficiente. Quando praticherete questi valori con tutta la sincerità di cui disponete, otterrete i risultati desiderati. Non serve a nulla ripetere queste parole come un pappagallo. Anche il giradischi fa questo esercizio. Bisogna sviluppare la convinzione di questi valori con tutta sincerità. Solo così si imprimeranno per sempre nel cuore. Rimarranno sempre in voi e con voi. Bisogna impegnarsi per raggiungere questo tipo di sadhana. Un giorno la figlia di Lakshmi Bai le si avvicinò e le chiese: «Madre, per favore, dammi quelle due monete che Baba ti aveva dato qualche tempo prima». Ma Lakshmi Bai rifiutò dicendo: «No, non posso consegnarti queste monete, devono arrivare alla stessa persona che me le ha date e a nessun altro. Non ho l'autorità di consegnarle a te. Arriveranno a Baba l'incarnazione della verità e del Dharma». Potete cantare qualsiasi numero di nomi, qualsiasi numero di mantra, potete eseguire qualsiasi numero di yajna e yagas, ma alla fine rimangono Satya e Dharma. Seguite queste due cose, non siete separati da me, siete tutti miei amsa, parti, come dichiarato nella Bhagavad Gita. Satya e Dharma vi seguono da diverse nascite. Oggi state intraprendendo diverse pratiche. Alla fine tutte vanno sprecate. Cantate il Ramanama dicendo Ram Ram Ram. Il Japamala che avete in mano ruota, ma la vostra mente non si rivolge a Rama. Solo quando la vostra mente è fissa sul nome che cantate, il vostro japa, ripetizione, sarà fruttuoso.
Qualunque attività intraprendiate, fate in modo che sia veritiera. Aderite alla verità sempre e in ogni circostanza. In effetti, la verità è il vostro principio vitale, è il vostro svasa, respiro vitale. Senza la verità e la rettitudine, qualsiasi numero di discorsi, Upanishad, canti della Gita, lettura dei testi spirituali, diventerà un esercizio inutile. Possono essere utili per passare il tempo. Questi esercizi non possono santificare la vostra vita. La verità e la rettitudine sono le due pratiche più importanti che vi libereranno da questo mondo mondano. Dovete sempre ricordare che siete una parte di Dio. Dovete realizzare il vostro rapporto con Dio. Questo è l'unico rapporto che durerà per sempre. Potete appartenere a qualsiasi paese o religione, ma non fate differenze su questa base. Tutte le religioni insegnano la stessa verità e conducono allo stesso Dio. Nessuna religione è cattiva, purché il vostro intelletto sia buono. Quindi, dovete mantenere il vostro intelletto in buone condizioni. Dovete comprendere la religione nella sua giusta prospettiva. La vostra mente può cambiare continuamente, ma la religione non cambia. Pertanto non date spazio al dubbio in ogni aspetto. Non intrattenete alcun dubbio. Tenete a mente solo una cosa, la verità è l'amore, la verità è Atma. Qual è il significato della parola me stesso? Significa Atma. Seguite il vostro Atma, questo è il vostro Dharma. Se lo fate, non incontrerete alcuna calamità. Tutto si fonderà in questo Atma divino. Realizzate la verità, allora la vostra vita sarà santificata. Incarnazioni dell'amore, che tutti voi possiate mantenere i due principi di Satya, verità e Dharma, rettitudine. Dharma non significa carità. Dovete seguire i dettami della vostra coscienza che si basa sulla verità e sulla rettitudine. Siete tutti incarnazioni della verità. Siete tutti incarnazioni di Satyasai. Ricordate questa verità e procedete nel cammino della vostra vita. Spesso vi preoccupate. Swami non ha parlato nemmeno una volta durante questi giorni di Dasara. Oggi è il giorno di Vijaya Dasami. È stato il giorno in cui Sai si è liberato dal vecchio corpo. Oggi Sai, che ha indossato un nuovo corpo, vi racconta gli incidenti che sono accaduti mentre egli era nel vecchio corpo. Non dovete unirvi alla cattiva compagnia degli amici. Se lo fate, diventerete cattivi anche voi. Dovete sempre muovervi in buona compagnia. Cosa si intende per buona compagnia? Satya e Dharma. Quindi dovete sempre muovervi nella compagnia della verità e della rettitudine. Se vi attenete a questi due valori con costanza, la vostra vita proseguirà felicemente senza intoppi. Molto presto l'intero paese diventerà uno, liberandosi una volta per tutte di tutte le tendenze divisive. In realtà il mondo intero diventerà uno, eliminando le differenze di nazione, religione, casta, eccetera, e tutte le persone sperimenteranno la divinità. Tutte le persone si muoveranno come fratelli e sorelle. Vi rivolgete l'un all'altro come fratello e sorella, ci si saluta l'un l'altro, ma a cosa serve se c'è un vuoto dentro? Dovreste sempre salutarvi con un sorriso piacevole sul viso. Non dovreste mai manifestare i vostri sentimenti con una risata selvaggia dicendo «ah ah ah». Dovreste invece avere un sorriso dolce e tenero sul viso. Questa è la vera risata. Se fate un rumore forte mentre sorridete, equivale a insultare gli altri. Siete molto fortunati ad essere qui. Oggi ho spiegato il vero significato delle due monete d'oro donate da Shirdi Sai Baba a Lakshmi Bai. Molte persone fecero del loro meglio per strapparle quelle monete, ma lei non ha fatto niente per nessuno. Le restituì a Baba dicendo: «Queste monete appartengono a te, te le restituisco. Né i miei figli né nessun altro ha nulla a che fare con esse».
Nascono i figli, il rapporto tra marito e moglie nasce solo dopo il matrimonio. Se non c'è il vincolo del matrimonio, non c'è né moglie né marito. Se non ci sono marito e moglie, non c'è alcuna possibilità di far nascere un bambino. Quindi nessuno è legato all'altro, ognuno è solo per se stesso. Questo messaggio, trasmesso nel famoso Bhaja Govindam, è una canzone composta da Adi Shankara. Chit rappresenta la consapevolezza. La usiamo in diverse occasioni per distinguere il bene dal male. Se questa consapevolezza non è presente, non saremo in grado di indagare su nulla. Pertanto questa qualità di Chit è presente in noi anche in forma latente. Anche l'ananda, beatitudine, è presente in noi. Questo è evidente dal fatto che a volte ci sentiamo felici. Il sole e la luna brillano in ogni momento, ma quando c'è uno spesso strato di nuvole non riusciamo a vedere il sole o la luna. Allo stesso modo, nel cielo del nostro cuore, le qualità divine come Sat, Chit e Ananda sono sempre presenti, ma quando sono presenti qualità negative come l'egoismo e l'ego, si comportano come le nuvole e nascondono le buone qualità. Dovremmo promuovere le qualità divine come Sat, Chit e Ananda. Shuklam Bharadaram Ganapati Mangalam.